Vorrei spiegarvi che cos'è e come funziona un motocoltivatore. In sostanza, un motocoltivatore è un trattore a due ruote invece che quattro. È proprio un trattore in miniatura. La differenza sostanziale del motozappa è che il motozappa è studiato solo per fresare, il motocoltivatore no. Si può fare anche tanto altro. Ovviamente, solitamente lo si compra per fresare, ma ha una marea di accessori che si possono montare. Alla fine parliamo di un attrezzo utilizzabile in mille modi diversi. Come tutti gli attrezzi a motore, sapete benissimo che c'è un motore, un cambio e poi il vario attrezzo collegato dietro, che può essere mosso con la presa di forza oppure semplicemente trainato. In questo caso c'è un motore a gasolio, che vuol dire molta più coppia, quindi di conseguenza tirerà meglio i vari attrezzi, soprattutto con la presa di forza, ma nello stesso tempo consumerà di meno, e nello stesso tempo pesa di più il motocoltivatore, di conseguenza riesce a trainare molto meglio. Stesso discorso dei trattori per quanto riguarda il peso e la potenza. Molti sono fissati sui cavalli e basta. I cavalli e basta non servono a niente, serve prima di tutto il peso. Devono essere pesanti questi attrezzi agricoli, altrimenti non riescono a tirare nulla. Ok? Infatti io qui ci ho fatto una modifica e ho doppie zavorre. Una è all'interno, è da 10 kg, invece questa esterna è da 18, quindi ho 28 kg per ruota. Ho più di 50 kg. E infatti così riesce a tirarmi benissimo la solcatore, lo scavapatate, potrebbe anche arare questo molto tranquillamente e via così. Il motore neanche se ne accorge di questo peso sulle ruote, non gli cambia niente. Non gli manca la potenza lo usa principalmente per la fresa, per fresare oppure per quando ci si monta un interrassassi oppure per il trincia e via così. La potenza serve per questo, per la presa di forza. Detto questo, usare il motocoltivatore. A differenza del motozappa, che diciamo ci vuole una certa esperienza per usarlo bene, il motocoltivatore è molto intuitivo e facile da usare. Cammina da solo, avendo le ruote, e sterza molto facilmente, come potete vedere, perché ha il differenziale all'interno. Quindi le ruote possono girare con rotazioni differenti, proprio come le auto. Infatti, vedete, io blocco una ruota, ok, e si può girare l'altra, e vedete quanto è agile così, ok? Ora, io non dispongo di tutta l'attrezzatura per quanto riguarda il motocoltivatore e vi spiego in linea di massima che comandi ci sono, a cosa servono e quando devono essere utilizzati. Abbiamo già detto prima che c'è un cambio, quindi ci sono delle marce. Quindi in questo caso ci sono tre marce, terza e seconda sono più che altro per gli spostamenti. È difficile riuscire a usare la seconda con qualche attrezzo. Magari potrebbe andare bene con la pala che si monta davanti, ci potrebbe stare. E la prima solitamente si usa per lavorare, sempre che sia una fresa, un trincia, un solcatore, si va sempre di prima. Per cambiare le marce si usa questa leva qui. Ok, si tira in avanti o indietro. Molti non hanno idea di come funziona un cambio, soprattutto in queste macchine qui, che solitamente non sono sincronizzati. E quindi cosa fanno? Prendono a colpi la leva, perché io questo comunque l'ho comprato usato. Le marce, se non entrano, dovete dare un leggero colpo di frizione, no? Tra ed entra. Ok? Questo perché? Perché se gli ingranaggi non sono perfettamente incastrati, non riescono ad entrare. E se voi andate avanti con la marcia che non è inserita bene, grattate e distruggete il cambio a lungo andare. Quindi, per esempio, ora ci provo, no? Vedete che la prima non entra più. La prima non è entrata. Ok? Io cosa faccio? Io faccio questa cosa qui, lo muovo un pochettino, ok? E adesso è entrato. Perché? Perché facendo questa cosa ho mosso il cambio.
Ok, ovviamente le ruote si muovono in questo modo e alla fine entra la marcia. E proprio, cioè, parliamo di un millimetro, cioè di qualche millimetro, non stiamo parlando di movimenti chissà come. Proviamo con la prima. Ecco, adesso la prima io tiro e non entra e basta. Quindi non devo prendere a colpi la leva. Vi faccio vedere. Io do un colpo di frizione, così, è entrata. Infatti, adesso va avanti. Non dovete fare contemporaneamente, se no grattate. Prima, colpo di frizione, fate girare un centimetro, un niente, il cambio, e poi la marcia si inserisce. Senza incazzarsi troppo. Questa è la regola base per non distruggere un motocoltivatore, perché poi anche il moto zappa funziona allo stesso modo, per quanto riguarda il cambio. Ora, oltre le marce c'è la frizione. In questo caso c'è la frizione inversa, penso si chiami così. In questo caso c'è la frizione invertita. Che cosa vuol dire? Quando è mollata, quando è così, diciamo a riposo, il motocoltivatore sta fermo. Quando invece schiaccio, allora cammina. Questo è molto più sicuro rispetto al classico con la frizione sotto. Facciamo finta che questa sia una frizione, con la frizione qui sotto. Perché con la frizione sotto, come funziona? Che quando è mollata, cammina. E per fermarlo dovete schiacciarlo. Quindi immaginatevi se vi sfugge il motocoltivatore. Ok, se vi sfugge proprio, che ne so, beccate una pietra, un qualcosa, e vi si stacca dalle mani proprio. Quello, fermatelo. E se state facendo retromarcia, vi va addosso. Quindi attenzione a questa cosa. Io consiglio sempre, con questa frizione, cioè, vi salva le gambe. Ok? E se ne sentono di persone che si tranciano le gambe con motocoltivatore o moto zappa. Spendete di più, ma prendetelo così, assolutamente, se dovete usarlo con la fresa. Se magari dovete, che ne so, trainare un carrello, chi se ne frega, ok, ma se dovete fresare o cose del genere, questo tipo di frizione. Quindi si inserisce la marcia, si schiaccia la frizione e quello va avanti. Quindi sappiamo come farlo camminare adesso. Per farlo lavorare bisogna innestare la presa di forza, che è solitamente la leva rossa, meno in questo caso è la leva rossa. Quindi così è innestata, infatti c'è anche il simbolo, ok? Vedi che è rossa per innestare, e per staccarla all'indietro, ok? Tra e tra. Quindi quando è innestata girerà la fresa, quando è staccata non girerà più. A volte vi darà noia anche la presa di forza, perché anche questo ovviamente non è né sincronizzato né nulla, e bisogna trovare il giusto incastro. Quando vi dà questa noia, dovreste girare la fresa, ok? Si muove un pochettino e alla fine poi entra. Alla fine poi entra. Ma non dovete ovviamente sollevare così, come vi ho fatto vedere. Questo è giusto per farvi vedere come funziona. Basta semplicemente tirare un po' avanti così, facendo muovere la fresa, tenendolo schiacciato giù, e poi entra. Anche qui basta un millimetro, un centimetro esagerando, un niente, e poi entra. Quindi senza prendere a colpi anche questo, ok? Che non serve a niente, li distruggete e basta questi attrezzi usati in questo modo. Ora, supponiamo che stiamo lavorando belli tranquilli, e a un certo punto becchiamo una zolla grande con una ruota o con una pietra. Cosa succede? Fa questo. E voi vi siete macinati tutta la vostra coltivazione. Ok, oppure le gambe, non lo so. Per andare avanti dritti, bisogna bloccare il differenziale. Per bloccare il differenziale, vedete, il simboletto, bisogna tirare questa leva qua. Ok. Con questa leva tirata le ruote gireranno nella stessa maniera. Ogni ruota avrà lo stesso numero di rotazioni. Ovviamente con il differenziale tirato sforzerete tanto per curvare, ok?
per fare manovra, che ne so, avete finito un filare, dovete fare la manovra per fare l'altro filare, sforzerete tanto, quindi lo togliete per fare le manovre e poi lo rimettete per andare avanti. Io consiglio sempre di tenerlo tirato quando lavorate, perché il motocoltivatore tende a fare questa cosa qui, ok? Tende a muoversi in questo modo, e stare lì a tenerlo, cioè, vi stancate il doppio per niente. Tenete il differenziale bloccato e va dritto, perfetto e lineare come un motozappa. Mi stavo dimenticando di un piccolo particolare, l'acceleratore. Allora, l'acceleratore è questo, questa cosettina qui, rimane fisso, non torna indietro come sulle auto, diciamo, ok? Cercate di non metterlo mai al massimo, magari tre quarti, se volete il massimo della potenza, state così a tre quarti, non al massimo, ok? Il motore a gasolio non sono fatti per girare ad alti giri, i benzina magari non gli fanno niente, magari il benzina gli cambia poco, ma il diesel gli fa male, stare sempre a 3000 giri così gli fa male. Poi, cos'altro dire? Per inserire la retromarcia nei motocoltivatori, solitamente, si schiaccia una leva. In questo caso, la leva è questa. Quindi si tiene premuta, ok, e il cambio va al contrario. Quindi avrete tre retromarce, ok? È proprio a un inversore, come nei trattori. C'è un inversore come nei trattori. In questo caso, in questo motocoltivatore, ci sono anche i freni. Quindi freno destro e freno sinistro. Se siete in pianura, secondo me non servono, ma se siete in posti del genere, quindi con pendenze veramente forti, allora servono per forza, perché voi, se siete in discesa, vi scappa il motocoltivatore proprio. Se lasciate la foglia un attimo, ciao, ve lo ritrovate in mare proprio. Hanno due funzioni. La prima è bloccare il motocoltivatore, e così sta fermo, non si muove e non va da nessuna parte. L'altra è fare manovre molto in fretta, perché se io blocco la ruota destra, per esempio, guardate come lo giro bene, ok, è un'altra storia. Mentre senza è più complicato, tende a scendere tutto, ecco, infatti, ok, succede proprio questo. Quindi, per quanto riguarda i freni, vedete voi, solitamente sono optional, si pagano a parte. Altre cose niente. Allora, sì. L'altra cosa seria, bellissima, del motocoltivatore è che se voi girate il manubrio, riuscite a utilizzarlo. Se voi provate col motozappa, è tosta da tenere, Utilizzare un motozappa con il manubrio così storto, boh. Io non ci sono mai riuscito, ci vuole veramente troppa forza, vi distruggete per niente, se dovete fare tanto non ne vale la pena. Così, quando fresate, voi siete fuori, ok? Siete fuori dalla parte lavorata della fresa e voi non lo calpestate, come succede col motozappa. Quindi se per esempio state preparando una piccola parte di terreno per fare una semina, va molto meglio così, voi state fuori belli tranquilli, tanto fa tutto lui, ruote bloccate, quello va dritto, ok, dovete solo accompagnarlo e basta. E ovviamente potete girare da questa parte e anche dall'altra utilizzando questa leva qua, in questo caso, ok, si schiaccia e gira, si schiaccia di nuovo e gira, poi si blocca in automatico, cioè è proprio una cosa troppo bella. Altre cose niente, io non ho altri attrezzi, io ho questo, ho l'assolcatore, lo scava patate, a me non serve nient'altro, avrei voluto anche il trincia, ma costa, quindi però non l'ho preso. Alcuni attrezzi vanno usati al contrario, infatti per esempio se io qui avessi un trincia, il trincia deve andare in avanti, quindi si devono sostituire queste due leve, ok, si sostituiscono, se ne mettono di più lunghe e si gira completamente il manubrio, ok, e se lo ritrova qui, è proprio qui. Quindi in pratica state usando
il motocoltivatore al contrario, ma avendo l'inversore avete praticamente le stesse marce di prima, non vi cambia nulla, ok? Vi faccio vedere dove lavorare col motocoltivatore, perché secondo me, a differenza del motozappa, il motocoltivatore non va usato in terreni duri come questo, cioè deve essere prima, deve essere già stato lavorato il terreno, come può essere questo. Cioè non potete fresare lì, vi distruggete la fresa, non regge questo tipo di fresa, oltre che sta sempre saltellando, siete così, ok, vi distruggete voi e distruggete l'attrezzo. È un'idiozia, lo so perché l'ho provato. Adesso vi farò vedere 5 minuti, ma non è una cosa possibile. Quindi spero che mi sentiate anche col motore acceso. Ora vi farò vedere come si usa. Ora mi devo semplicemente spostare. Sono in terza, marcia più lunga, mollo i freni e devo solo schiacciare questo e va avanti. Accelero per andare più veloce e basta. Posso sterzare tranquillamente perché non ho il differenziale bloccato. Se io blocco il differenziale non sterza più, ecco, me l'ha bloccato, io sto tirando come un dannato, non sterza più, fa mezzo giro e blocca, ok? Quindi un po' si muove ma poi blocca. Non immaginatevelo come una cosa che rimane costantemente bloccata, perché questo movimento qua permette di farlo, ma finisce lì. Ora vi faccio vedere come lavora in un terreno così duro, solo, non lavorato precedentemente, ma per me non è da fare. Quindi prima, ok, il presa di forza, accelero, e basta, non lo faccio più perché lo distruggo. Come avete visto mi ha tirato, ok, cioè mi stava trascinando, non riuscivo neanche a tenerlo fermo e non ha fatto niente, cioè guardate qui, non è riuscito a fare proprio niente. Invece proviamo lì in fondo dove è stato già lavorato precedentemente con un erpice, e lì cambia. Quindi prima, e li blocco anche le ruote per andare dritto, ok, è un'altra cosa. Cioè, così deve lavorare in terreni già lavorati in precedenza, magari con un erpice, magari anno prima, dopo la rattura. Adesso è ancora un po' umido il terreno, ma così è diverso rispetto a prima, rispetto a questo. Questo va proprio male, cioè non ci potete fare niente, è veramente, pestate troppo, a parte che pestate troppo il terreno, pestate troppo anche il motocoltivatore. Una cosa mi sono scordato, il manubrio si può regolare anche in altezza, ok, e in bassezza, cioè in altezza, quindi può andare su e può andare giù. Questo ha delle vere e proprie tacche, diciamo, ok. Voi tirate così, scendete, a un certo punto si incastra. Poi sicuramente in base alla marca cambia, ma sono piccoli particolari. A me piace molto questa marca, che sicuramente i produttori riconosceranno. Avete sentito, cari amministratori di tale marca? Mi piace molto questa marca. Ok, quindi se mi inviate qualche attrezzo di questa marca, faccio il video, ok?
Penso di avervi detto tutto, che si sia capito, spero. Se vi è rimasto qualche dubbio, scrivetemelo nei commenti e cercherò di rispondervi. Io penso di avervi detto tutto a grandi linee. Tanto, è un attrezzino molto semplice, non c'è tanto da dire, diciamo.